Toccherà a Palazzo Chigi stabilire la rotta nella disputa tra il Ministero degli Interni e il Dicastero delle Infrastrutture. Da una parte infatti la linea del Ministro dell'Interno Marco Minniti, che vuole la piena applicazione del codice di comportamento per i salvataggi in mare da parte delle ONG. Dall'altra quella del Ministro Graziano Del Rio alla guida del Dicastero dei Trasporti, al quale rispondono gli interventi della Guardia Costiera, responsabile del coordinamento delle operazioni in acqua, deciso a far prevalere il diritto umanitario riconosciuto dalle regole internazionali. Tutto comincia nella notte di sabato, quando Del Rio autorizza il trasbordo su motovedette della Guardia Costiera e l'attracco nel porto di Lampedusa di 127 migranti raccolti dalla nave Vos Prudence di Medici Senza Frontiere, una delle ONG che non hanno aderito alle regole fissate dal Viminale e che per tale ragione non sono più autorizzate ad effettuare soccorsi. Inevitabile la tensione tra i due ministeri, che richiede la mediazione del Premier Gentiloni. Palazzo Chigi ammette che non ci sono soluzioni immediate a un problema molto complesso, anche se si rende necessaria una fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte nella gestione dell'assistenza ai migranti, nel rispetto sia della tutela della vita in mare che della sicurezza del paese ospitante. Le acque del Mediterraneo restano comunque agitate. Stavolta ad avere la peggio è stata la Sea Star, la cosiddetta nave antimigranti della missione Defend Europe, voluta da militanti di destra che si oppongono agli sbarchi. Sono stati i pescatori tunisini a impedirne l'approdo nello scalo di Zarzis. Per i razzisti, hanno detto, nel nostro porto non c'è posto.